Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo canale. Tratteremo argomenti di orologeria e magari anche qualcos'altro. Il nostro primo video andrò a trattare un argomento di cui ho sentito parlare molto poco su YouTube, e cioè, se noi abbiamo un orologio, magari una acciappa di mercatino, un regalo, qualsiasi cosa, che magari risulta troppo piccolo per il nostro polso, ma non abbiamo maglie aggiuntive a disposizione, abbiamo la possibilità di allungarlo. Come fare? Allora, diciamo che la soluzione più economica è questa. Acquistiamo una maglia aggiuntiva. Questa qui io l'ho acquistata qui nei dintorni, in un negozio di fornitura di orologi. Magari se trovo qualche link ve lo metterò qui sotto nei commenti, in descrizione, non lo so, vediamo un attimino. Allora, come vediamo, questa praticamente ha questa parte alla quale dovremo agganciare la clasp. Andrà qui. E la parte finale poi potremo agganciare il nostro cinturino corto, piccolo. Allora, vi faccio vedere come fare. Mettiamo comunque un qualcosina per riparare il nostro prezioso orologio. Allora, prendiamo un attrezzo, uno spernatore, un attrezzo qualunque, ma va bene anche una graffetta. Questo io l'ho trovato in un cinturino che acquistai da Amazon qualche mese fa. Mi uscì anche questo attrezzino vicino. Andiamo a smontare le anse. Facciamo attenzione a non farle schizzare via. E mettiamola qui. Prendiamo la nostra prolunga. E dovremo inserirla allo stesso modo in cui era inserita la vecchia, l'estremità del cinturino. Allora, andiamo così. Spero che l'immagine sia inquadrata bene. Andiamo. Ecco qui, montato. Visto? Abbiamo montato la prolunga sul finale della nostra clasp. Adesso, per agganciare l'altra estremità del cinturino, avremo bisogno di un altro pin. Io sempre, quando acquistai quei cinturini famosi su Amazon, mi è uscito qualcuno in più, quindi ce n'ho qualcuno extra, ecco. Però questi da un qualsiasi orologiaio o te lo regalano, te lo fanno pagare pochissimo. Dimenticavo di dirvi che questo pezzettino qui, questa prolunga, mi è venuto a costare 3,50 euro. Quindi, voglio dire, anche perché è un pezzettino di lamiera, un pezzettino di metallo. Però diciamo che può servire al nostro scopo, ecco. Allora, stavamo dicendo, inseriamo il pin all'interno del finale del nostro bracciale e andiamo ad inserirlo qui. Sì, da questo lato è agganciato. Adesso andiamo a comprimere il pin fin. Ecco qui. Ce l'abbiamo fatta. Ed ecco qui, abbiamo montato la nostra prolunga. Come vedete, la prolunga è molto ampia, ecco. Anzi, riesce a prendere proprio la lamiera interna quasi fino alla fine. Ecco, abbiamo montato la prolunga. Ovviamente adesso il bracciale risulterà molto lungo, troppo lungo.
Ecco, così diciamo risulterà così sul polso. Adesso io avrei bisogno di stringerlo un pochino. Vi faccio vedere anche come togliere le maglie. Per fare questa operazione, questo passaggio, avremo bisogno di un semplicissimo attrezzo che si trova su Amazon pochissimo. Spesso si trova all'interno di quei kit da 10-15 euro da orologiaio. Questo va benissimo, anche se è di plasticaccia, però va benissimo. Tanto non è una cosa, cioè dobbiamo fare una cosa semplicissima. Allora, per fare questa operazione ci conviene ritogliere nuovamente a toglierne una di qua. Allora, vedete questa freccia? Indica il punto in cui il verso in cui spostare il pin all'interno, che sarebbe questo. Quindi noi dobbiamo lo mettiamo da questo lato, mettiamo l'orologio qui appoggiato, dobbiamo far combaciare questo. Vediamo qual è la maglia più rovinata, questa qui, ecco. Questo pezzo, questo punto, questo punto di ruolo di qua, ecco, l'abbiamo centrato. E adesso dobbiamo fare altro che avvitare. Ecco, fatto, semplicissimo. Abbiamo tolto un pin a pressione. Ecco qui. Adesso toglieremo quest'altra maglia. Stesso procedimento. Si toglie da sola. Togliamo una maglia. Adesso per rimettere questo pin procediamo in questo modo. In questo modo lo mettiamo dal punto in cui è stato sfilato. Ok, ho preso l'altra maglia e dovremo battere con. Ecco fatto. Potete prendere qualsiasi cosa a punta piana, ecco, che abbia una testa piatta. Basta fare un pochino di pressione e va subito all'interno. Riproviamo. Vediamo così se adesso va. Ancora un po'. Beh, in questo caso lo toglieremo da questo lato. Perfetto. Bene, amici, abbiamo tolto due maglie. Eccole qui. Queste conserviamo tutto. Abbiamo tolto una maglia da questo lato e un'altra da questo. Quando togliete le maglie, ricordate sempre di fare questa operazione qua per non sbilanciare l'orologio. Facciamo questa prova polso, facciamo un po' di pulizia. Togliamo questi attrezzi, questo non ci serve più. Allora, l'orologio, eccolo qui, molto carino. Oh, ora sì, perfetto. Perfetto, spero che questo video vi sia risultato utile. Ciao a tutti, amici!